Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, capitolo secondo. Il buio lo raggiunse ancora in cammino. La valle si era stretta e la fortezza era comparsa dietro alle montagne incombenti. Non c'erano lumi, neppure voci di uccelli notturni. Solo di tanto in tanto arrivava suono di acque lontane. Provò a chiamare, ma gli echi gli respinsero la voce con timbro nemico. Legò il cavallo a un moncone di albero sul ciglio della strada. Qui si sedette, la schiena sulla scarpata, aspettò che venisse il sonno e intanto pensava alla strada che rimaneva, alla gente che avrebbe trovato alla fortezza, alla vita futura, senza riconoscere alcun motivo di gioia. Il cavallo batteva a intervalli le unghie sul terreno in modo antipatico e strano. All'alba, riprendendo la via, si accorse che sull'opposto versante del vallone, a uguale altezza, c'era un'altra strada, e poco dopo vi scorse qualche cosa che si muoveva. Il sole non era ancora sceso fin laggiù e le ombre ingombravano le rientranze, impedendo di distinguere bene. Pure, affrettando il passo, Drogo riuscì a portarsi alla medesima altezza e constatò che era un uomo, un ufficiale, a cavallo. Ah, un uomo come lui, finalmente, una creatura amica con cui avrebbe potuto ridere e scherzare, parlare della prossima via comune, di cacce, di donne, della città che ora sembrava a Drogo relegata in un mondo lontanissimo. Stringendosi intanto la valle, le due strade si avvicinavano e Giovanni Drogo vide che l'altro era un capitano. Non si fidò sulle prime di gridare, sarebbe parso inutile e irrispettoso. Salutò invece a più riprese, portando alla destra il berretto, ma nulla, non gli rispondeva. Evidentemente non si era accorto di Drogo. Signor capitano! Gridò finalmente Giovanni, vinto dall'impazienza, e salutò di nuovo. Cosa c'è? Rispose una voce dall'altra parte. Il capitano, fermatosi, aveva salutato con correttezza ed ora chiedeva a Drago ragione di quel grido. Non c'era nella richiesta alcuna severità. Si capiva però che l'ufficiale era rimasto sorpreso. Che cosa c'è? Echeggiò ancora la voce del capitano, questa volta leggermente irritata. Giovanni si fermò, fece portavoce con le mani e rispose con tutto il fiato. Niente! Desideravo salutarla! Era una spiegazione stupida, quasi offensiva, perché poteva lasciar pensare uno scherzo. Drogo se ne pentì immediatamente. In che razza di ridicolo impiccio era andato mai a cacciarsi? Tutto perché non era capace di bastare a se stesso. Chi è? Gridò di rimando il capitano. Era la domanda temuta da Drogo. Quello strano colloquio da una parte all'altra della valle andava così assumendo il tono di un interrogatorio gerarchico. Spiacevole inizio perché era probabile, se non certo, che il capitano fosse uno della fortezza. Comunque, bisognava rispondere. Tenente Drogo! Gridò Giovanni per presentarsi. Il capitano non lo conosceva, non poteva con ogni probabilità afferrare il nome a quella distanza, ma parve quietarsi, poiché riprese il cammino facendo un segno di intesa, come a dire che fra poco si sarebbero incontrati. Infatti, dopo mezz'ora, a una stretta della gola, comparve un ponte. Le due vie si congiungevano in una.